La finale oro ipotecata, sì, ma con la voglia di migliorarsi ancora e di conquistare un altro obiettivo importante, il titolo regionale a squadre. È con tale spirito sempre battagliero che la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca si presenta all'appuntamento di Pontedera, il terzo ed ultimo della fase regionale dei campionati societari, ma che assegnerà anche titoli individuali toscani, senior e promesse. La squadra del direttore tecnico Matteo Martinelli non si schiererà al gran completo, e non solo per la ridondante e pesantissima assenza di Marcella Monte Jacobs, eppure cercherà di incrementare il punteggio davvero ottimo complessivo di 18.024 punti che la pone al momento al terzo posto assoluto in Italia, alle spalle dell'inarrivabile Riccardi Milano e della Firenze Marathon, distante invece solo l'inezia di 49 punti. Ecco perché la Virtus tenterà l'assalto ai cugini fiorentini in un derby che potrebbe risolversi anche all'ultimo respiro. Vianello nell'asta, Anthony possidente nel getto del peso, Speri nell'alto, Ciumania nel martello, sono gli atleti che debbono migliorare la loro prestazione portando altri punti pesanti. Buone cose si attendono però anche dalla 4%, Chiocchetti, Orsi, Pierotti, Dumini, e dalla 4x400, Orsi, Gian Gravè, Levi Roscia e Giolitto. Infine da seguire con attenzione la prova di Scantamburlo sui 1500 metri, distanza nella quale si cimenterà anche Said Ettaki. Dal Mannucci di Pontedera potrebbero giungere altri squilli Virtus, con la società del presidente Montinari protesa a festeggiare nel migliore dei modi i 40 anni di vita.